quando mi chiedete come sono fatti i locali in Albania, adesso ti porto I Love Orange. E sei pronto a vedere il locale? Si entra e ascolta. Boom! This place is out of control. It's a place where food is gone. It's a place where people starve. Privé. This place is a magic thing. It doesn't matter if you agree. It doesn't matter if you agree. I'll tell you now to come inside. Cause you won't be here. We got it. Dietro di me c'è il mare, quindi c'è anche l'esterno dove poter bere. E ragazzi, sotto terrazza sul mare, adesso è notte e non si vede nulla, ma goditi questa discoteca, mi sembra Ibiza. Spero che ti ho fatto un bel servizio portati all'interno di un locale così, eh? Adesso inquadro, anzi no, aspetta, aspetta, ti faccio girare la testa, eh? Salutate! Ciao! Bello, bello, veramente bello. Anzi, vediamo se riesco a farti vedere il mare, eh? Nulla, mi sono dotato di luce, ma il mare purtroppo non riesci a vederlo. Va bene, hai visto il locale I Love Orange a Saranda e adesso iniziamo a bere e a divertirci. Shake around, jump and jive. Take a trip, live your life, shake around, jump and jive. Cose, allora, fondamentale, la stagione non è per nulla iniziata, non c'è ancora nessuno, quindi per questo il locale era vuoto. E altra cosa, questo è il locale che vedete sotto. Avete visto la miriade di tavolini all'interno del locale e soprattutto avete notato che non c'è la pista dove ballare? La mitologia racconta questa storia, che gli albanesi non hanno una pista per ballare perché non amano stare vicine agli altre persone e poi soprattutto amano tenersi vicino le loro donne. Questa è la mitologia, racconta questo. Se non è così, scrivimelo nei commenti e fammelo sapere. Grazie di essere stato anche con me in questa avventura. Spero di averti fatto vedere qualcosa di nuovo che magari non conoscevi. Saranda, per i giovani, spacca di brutto.